Bene, faccio questo breve tutorial per far vedere come si gestisce una regia. In altre parole, che cos'è una regia? È un'altra persona che sta in riunione, esperta, che gestisce tutti i comandi, mentre la persona che farà il relatore non dovrà preoccuparsi di nient'altro se non della sua relazione. Quindi la prima cosa da fare e andare su la persona che vuoi nominare come ospite o come co-host. In questo caso io sono abilitato in entrambe le cose perché il programma è sempre mio, ma fondamentalmente anziché assegna ospite, qui in questo, cliccando su questi tre puntini, in questo menu dovresti avere assegna co-host oppure co-ospite, oppure eccolo qua. Ritira permesso coospite, questo perché io in automatico già ce l'ho, ma fondamentalmente qui avresti assegna coospite. Clicchi qui e la persona può tranquillamente anche lei gestire tutti i comandi della riunione. Quali sono i comandi della riunione da tenere sotto controllo? I comandi della riunione da tenere sotto controllo sono innanzitutto le entrate. Qui avrai questa spunta, in questo scudetto, abilita sala d'attesa. E in questa funzione, se tu la togli, possono entrare tutte le persone senza dover aspettare che tu le approvi. Questo per facilitare probabilmente le tue funzioni o tutto quello che hai da fare. Ma se invece tu la vuoi tenere abilitata, allora dovrai uno per uno accettare tutte le persone che vogliono entrare nella tua riunione. Se non hai la possibilità di togliere questa spunta, devi andare nel tuo profilo e attivare la possibilità di scelta di questa cosa. Seconda cosa, bisogna tenere i microfoni muti. Quindi cosa fai? Apri la lista dei partecipanti, te la metti in un angolino e ogni volta che un partecipante apre Apre il il microfono, microfono, come in questo caso, e probabilmente lo apre in maniera maniera accidentale, non accidentale, e disturba. quindi Lo chiudi, lo disattivi, ce l'hai sempre pronto perché Zoom ti mette tutti quelli che aprono il microfono nelle prime file in alto, quindi non c'è bisogno di allargarlo tanto o di andare a cercare la persona che ha aperto il microfono, te le posiziona proprio nelle prime file e tu non fai altro che cliccare su disattiva l'audio. Altra funzione che è importante per poter lavorare nella cosa è tenere aperte le chat e poter vedere se ci sono delle domande relative a qualcuno che sta entrando e non riesce a entrare, piuttosto che insomma tutte le domande che servono a te come regia. Potresti anche collaborare con chi fa il relatore leggendogli ad alta voce le domande che vengono fatte nella chat, così che non si distrae il relatore per altri motivi. Da questi puntini si può andare anche in diretta su Facebook, ma questa è un'altra cosa. Poi si può far partire la registrazione, quindi registra su questo computer e parte in automatico la registrazione, oppure registra nel cloud. Io consiglio di registrare nel cloud perché non vi intasa il computer con i giga e per inviarlo alle persone basterebbe anche soltanto semplicemente un link con la password e tutte quante le persone accedono al tuo cloud e si guardano la registrazione. Un'altra cosa da fare è quella di preparare una bella entrata nella Zoom a tutti i presenti. E quindi cosa posso fare? Vado a prepararmi una musica su YouTube che possa essere carina per tutti quelli che entrano. Sto attento che prima passi tutta la pubblicità. Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sh. Ok, e poi mi faccio un'impostazione pronto per partire. A questo punto torno sulla mia riunione. Quando è il momento che entrano le persone, apro la condivisione, vado qui sopra in alto in avanzate e voglio condividere soltanto l'audio del computer. Quindi a questo punto, quando vedo che entrano le persone, io faccio partire la mia musica. Parli di dolcezza proprio tu che non sai prendermi. Ok, una volta che è partita la musica,
le persone entrano e allegramente sentiranno questa musica, tu vedrai le persone qui entrare. A questo punto parte la presentazione, quindi la persona che dovrà fare la presentazione probabilmente si metterà a parlare. Ecco, un'altra cosa da fare è quella di andare su un virtual background, cercare un'immagine, ma dobbiamo avere un telo verde dietro, basta un lenzuolo o una parete verde per avere una migliore funzione, perché con questo tasto ti chiede hai uno schermo verde, allora con questo tasto tu vai a cliccare sullo schermo verde e a quel punto ti dà un'immagine completamente diversa, puoi mettere un logo, puoi mettere un'immagine rilassante, qualunque cosa, questo è il virtual background. A questo punto entrano le persone, la musica c'è, l'oratore, il relatore comincia a parlare e una cosa che dovrai fare è cliccare qui, funzione che adesso non me la dà perché sono sempre io, sono da solo, ma aggiungi video in evidenza, metti video in evidenza. Quando metterai il video in evidenza, in altre parole, tutti quanti lo vedranno così. Tra l'altro è importante questa funzione del video in evidenza perché se stai facendo la registrazione non prende tutte le persone presenti, anche per una questione della privacy, ma registra soltanto chi hai messo in evidenza. Ovviamente puoi mettere in evidenza chiunque, no? Aggiungi questa persona video fissato e quindi puoi cominciare a costruire delle relazioni di due persone che parlano insieme e magari fanno una simulazione, un teatrino, se ti può servire questa cosa qui nella tua diretta. Bene, una volta detto questo, l'altra funzione che andremo a vedere, adesso chiudo la telecamera qui, ok, chiudo anche qui, non c'è problema, vado a vedere, è quello di condividere lo schermo. Ora, prima di condividere lo schermo, io devo andare sulla mia slide PowerPoint e anziché presentarla così, che mi sembra che si sembra da laboratorio più che una presentazione, faccio F5 sulla tastiera. A questo punto mi si presenta in questo modo. Qui in basso trovo dei comandi, vado sui tre puntini, clicco su schermo, mostra barra delle applicazioni e a questo punto io posso tornare su Zoom e vado a fare condividi schermo. Ok, vediamo se adesso l'ha trovata. Eccola qua. Clicco qui, condividi e la presentazione parte direttamente con la presentazione giusta e non come da laboratorio. Faccio la mia diretta, facciamo la nostra diretta. E a questo punto si continua a fare finché alla fine è finita la diretta con tutte le slide che passano e via dicendo e dopodiché si interrompe e si torna alla chiusura, alla conclusione. Probabilmente ho bisogno di rimuovere questo video fissato e di lasciare che l'ultima persona concluda la cosa. Mentre tutto sta procedendo verso la conclusione, io torno qui, condivido soltanto l'audio, torno sulla mia musica e quando ci salutiamo faccio ripartire la musica, o la rimetto da capo, faccio partire un'altra musica, quello che voglio, e si conclude felicemente con un po' di musica la riunione. Questo è quello che comporta la regia. Grazie.